spazio 3. Quindi potete adesso alzarvi, il firmacopie lo fate laggiù in fondo, ok? Era previsto il teatro, ma stanno facendo delle prove per il concerto di domani sera. Nel frattempo che vi alzate e uscite potete lo stesso ascoltarmi. L'appuntamento finale di domani sera non lo facciamo all'aperto, visto il tempo, ma in teatro, quindi chiuderemo al caldo, il fuoco scalda e quindi la chiusura del festival in teatro e non più all'aperto, con Gambarotta, Bruno Gambarotta, Alessandro Patrucco e Alessandra Casella. Alberto Patrucco e Alessandra Casella. Ok, allora liberiamo velocemente la platea del foyer perché dobbiamo con i ragazzi igienizzare le sedie, vi invitiamo quindi ad uscire. Chi vuole rientrare è pregato di ripresentarsi là in fondo. Dove c'è la libreria? Oddio, quella fondo. Dove c'erano i vigili? Dove ci sono i vigili? Dove c'è lo stand dei vigili c'è il tavolo per il firmacopie. Ok, ragazzi, pronti con lo spruzzino a pulire, a igienizzare i tavoli? Grazie. Il tavolo dei relatori, le sedie e siamo pronti. No, mi guardavi. Sì, ragazzi, è una cosa veloce. Perché? Non so se fanno tutto per fare questo. Sì. Thank you.
Bene, siamo pronti per iniziare, invitiamo quindi tutte le persone in piedi se vogliono accomodarsi, così non perdiamo minuti preziosi. E... Presidente Michele, al tavolo. Bisogna anche della relatrice. La relatrice, che non vedo, Anna Girardi. Al tavolo. Purtroppo questo incontro è un po' decimato dal Covid, sappiamo che hanno telefonato questa mattina, che hanno avuto dei parenti risultati positivi e quindi sono obbligati, sono stati presentati, quindi non possono uscire di casa in attesa del loro esito dei prelievi. Quindi Renata, la rappresentante del CAI che non vedo, per dare inizio all'incontro. Tutti? La Girardi non c'è? Sì, c'è anche la gente. E quindi chi gestisce l'incontro? Solo così? Ma ci sarà. Faccio io. Sì, perché e non c'è più il moderatore, quindi il presidente diventa anche presidente del CAI. Esatto. No, scusa. Avremo solo 40 minuti. Ci stiamo dentro nei tempi, anche perché poi il firmatore non c'è. Quindi sto aspettando di farli entrare nella. Cioè li vedo qua, sto aspettando in modo. Perfetto. Se li faccio entrare. Sì, tanto tu fai in modo che si possa interagire, soprattutto vedete e ascoltare. E non so se come è stato in precedenza quando abbiamo usato questi collegamenti a distanza. Per esempio con Cristina Noacco abbiamo potuto vedere un bel video. Allora, ecco Anna Girardi, buongiorno, dopo vedo anch'io così vi mostro, buongiorno, credo che sia Regazzoni, giusto? Buongiorno. Sono io, sono io. Ok, perché buongiorno. Noi organizzando gli incontri un po' le facce degli ospiti le conosciamo, loro non. Spesso no, ma Anna è già venuta e fa un pochino, faccio questa presentazione ringraziando lei, ma il CAI nazionale, perché questo è il secondo incontro di questa edizione del festival che è in diretta collaborazione con il CAI nazionale. C'è stato il primo ieri con Micheli, il libro L'abbraccio selvatico delle Alpi. Oggi si parla di libri un po' particolari e quindi siamo in attesa di capire un po' dalla redazione di Montagne Incantate che cosa significa questa nuova serie. E domani ci sarà un incontro invece legato al cinema, quindi tre modalità espressive, il libro classico, una collana di libri sulla montagna e un film. Si intitola Steps. Io vengo da quella parte lì, ma soprattutto per metterci la faccia, perché non è bello sentire solo la voce e non capire chi sta parlando, e dare poi a voi modo di spiegarci questo che stiamo vedendo qui, il racconto che abbiamo qua in presentazione sul tavolo, due numeri, il Grande Nord e Ande, giusto per dire che ci siamo già impossessati di qualche cosa che adesso volentieri ascoltiamo da voi. Allora, grazie mille per l'introduzione, per la presentazione e buongiorno a tutti. Come si diceva prima, ciao ciao, ciao, buongiorno a tutti. Mi spiace quest'anno non poter essere in presenza, ma recupereremo sicuramente l'anno prossimo. Siamo qui oggi con Enrico Regazzoni, che è caporedattore della serie Montagne Incantate, per raccontarvi un pochino di che cosa si è trattato. La serie adesso sta volgendo al termine, sta per uscire l'ultimo numero, però anche qual è un po' il cuore, il contenuto della serie e un po' anche cosa è emerso lavorando insieme in questi anni. Come
Come vedrete, la libreria avrà a disposizione 4 numeri, che sono gli ultimi numeri usciti, delle Montagne del Mondo, che è il proseguimento di un'iniziativa, di una felice iniziativa nata dalla collaborazione tra Club Alpino Italiano e National Geographic, inizialmente per cercare di raccontare le montagne, e raccontare le montagne in un modo un po' diverso. Il tentativo era quello di raccontarlo in maniera diversa, in una maniera nuova. Sembra un po' una frase fatta, detta e ridetta, però diciamo che negli ultimi anni si è parlato tanto di montagna. La montagna anche nel mondo della letteratura ha avuto un'improvvisa attenzione, è diventata un nuovo tema che incuriosiva e che, cioè, inutile girarci troppo intorno, anche vendeva. E allo stesso tempo però veniva sempre raccontata un po' nello stesso modo e spesso, volentieri, in maniera edulcorata, in maniera romanzata, giustissimo, però c'è anche una montagna poi vissuta, una montagna quotidiana, quindi con i suoi problemi, con le sue criticità e con le sue bellezze. E l'intento della collana Montagne Incantate era proprio questo, cioè mettere in primo piano ed evidenziare in senso critico, in senso giornalistico, con un taglio anche un po' umanistico, tutto quello che la montagna racchiude. I primi 9 numeri della collana erano dedicati al sentiero Italia-Cai, che è stato un pochino il fil rouge che ha guidato anche la scansione delle uscite dei primi 9 numeri, e si è poi deciso di proseguire con altri 9 numeri. E a questo punto sono entrate in gioco, come potrete vedere dai volumi che sono lì presenti, le Montagne del Mondo. Perché? Perché il Club Alpino Italiano, insieme a National Geographic, ha deciso di raccontare le montagne del mondo e non solo quelle italiane? Perché le questioni che riguardano le montagne italiane si ritrovano poi, a volte ingigantite, a volte ridotte, a volte, però in tutto il mondo. Cioè, la montagna non è la montagna italiana, la montagna, anche che interessa al Club Alpino Italiano, è la montagna in senso lato, con tutti i suoi, con tutti i suoi aspetti, tutte le sue criticità. Pensiamo anche semplicemente all'affollamento, al sovraffollamento sul Monte Bianco. La stessa cosa si ripete, lo sappiamo bene, all'ennesima potenza sull'Everest. Quindi trattare di temi e andare a scoprire un po' in tutto il mondo quali sono i punti di forza, quali sono i problemi, anche, penso adesso in maniera trasversale, la questione del clima riguarda noi come tutto il resto del mondo, e vedere declinato il tema nei vari numeri credo che sia uno spunto interessante ed estremamente attuale. Allo stesso tempo il Club Alpino Italiano in questi ultimi anni per ora è stato rinviato causa Covid, ma probabilmente si terrà nel 2021, si sta attivando per organizzare un congresso dedicato alla montanità. Montanità è una nuova parola coniata da Annibale Salsa, è il past president del Club Alpino Italiano, adesso comunque molto coinvolto nella parte culturale del Club Alpino Italiano. E montanità non è un'espressione destinata a creare suggestioni né un concetto in cerca di definizioni, quanto piuttosto una dimensione in cui l'umanità e la natura si confrontano, si raccordano fino a compenetrarsi, originando particolari stili di vita, peculiari attività, paesaggi, ciascuno marcatamente identitario, ma tutti che confluiscono in un'unica cultura di montagna. Ed è proprio con quest'idea e con questo taglio che si è deciso di proseguire la serie insieme a un entusiasta e un cuore anche un po' poi di tutti i numeri, Enrico Regazzoni, e il gruppo della redazione, di cui fanno parte Leonardo Bizzaro, Pietro Veronese e Roberto Mantovani, che credo molti di voi conoscano. E a questo punto io passerei la parola ad Enrico, che magari vi presenta
poi gli ultimi numeri, l'ultimo appena uscito tutta la Scandinavia, il prossimo uscito il Mediterraneo, e poi ci, insomma, ci confrontiamo. Ecco, io vi ringrazio, dico due cose più in generale, perché poi magari gli indici li vediamo con Anna, anche perché io mi trovo in un posto dove non ho a disposizione in questo momento con me i volumi, anche se li sono un po' a memoria evidentemente. Volevo raccontare un secondo che cosa lega secondo me la parte delle Montagne Incantate, i primi 9 volumi dedicati al sentiero di Culiacán, ai secondi 9 volumi, che sono quelli dedicati alle montagne. Noi abbiamo lanciato la cosa da un punto di vista pubblicitario, ecco, dicendo che prima c'era un lungo cammino, più o meno complicato, però comunque aperto a tutti, eccetera. Le montagne del mondo entravano nelle cime più severe, quelle che abitano le biografie degli esperti e l'immaginario degli appassionati, quelle, le cime difficili, insomma, le imprese. E questo è sicuramente vero, perché non so se avete visto i volumi precedenti, dal Pizzoi, il Patagonico, per non dire degli 8.000, o tutti i 4.000, o addirittura Leiger con la sua terribile parete del Nord, sono veramente fitti di imprese questi 9 volumi successivi. Però hanno qualcosa in comune che io non so se ascrivere alla parola montanità, che è un neologismo che non conosco, però mi piace interpretarlo per cosa è dentro di me questo significato. Ed è un significato che lega entrambe le tranche dei 9 volumi ciascuno. Allora, il sentiero Italia-Cali è un sentiero Italia che parte da Santa Teresa e arriva a Muggia. Noi l'abbiamo fatto all'inverso, perché abbiamo pensato molto, dico molto onestamente, da un punto di vista marketing, che se avessimo cominciato dal sentiero della Sardegna, dalla costa orientale della Sardegna, non avremmo avuto lo stesso impatto con i primi numeri che abbiamo invece avuto con un esordio partendo subito dalle Alpi orientali. Quindi l'abbiamo fatto da lì al contrario, alla rovescia, da Muggia a Santa Teresa. In 9 volumi, 5 li abbiamo dedicati alle Alpi, 3 li abbiamo dedicati alla Trastevere Appenninica e 1 ai rilievi della Sicilia e della Sardegna. Ora è evidente una cosa, che è molto complicata, a parte che sono pochissime le persone, bisogna tornare al Cammino Italia, insomma sono pochissime le persone che hanno percorso per intero. Adesso c'è una fantastica equipe di ragazzi che si chiama Passentiero, che lo sta percorrendo per intero. Però sono quasi 7.000 chilometri, un'impresa, se ne fanno dei pezzi. Quindi se ne fanno dei pezzi e già mettiamo in piedi la parola sentiero, perché il sentiero va da un posto all'altro. Fare un pezzo di sentiero, evidentemente, sembra un simbolo. Io mi sono spostato per una settimana sul sentiero di Italia. Da dove a dove? Non lo so, mi ci sono spostato. Ecco, questo è un primo rilievo della montanità. Il rapporto con se stesso, dove l'obiettivo non è così significativo. Guardate che la vetta, anche nelle ascensioni, qua vengo alle montagne del mondo, è una delle poche cose, e tra le più difficili, che un essere umano affronti senza nessun feedback se non personale. Uno che scala una montagna a 8.000 non ha altro che una precisa soddisfazione, uno sgomento, una paura, un ricordo, un senso di appagamento, un balzo dell'autostima, tutto quello che volete, ma sono tutte cose che riguardano noi stessi. Questa cosa lega questa montanità in sé, ecco, quindi il rapporto dell'uomo e della donna con se stessi, lega sia questo sentiero che gira per l'Italia, dove è evidente che non c'è un punto di partenza e una meta, c'è un andare per l'uomo. È un moto per l'uomo, e questa è la cosa più interessante, perché la vita è esattamente una metafora della vita. La vita è questa cosa qua. Noi sappiamo della nascita e della morte di noi, ma non sono né un punto di partenza né un punto d'arrivo, perché tutti che dimentichiamo, quasi non percepiamo la nascita, e consideriamo la morte un'interruzione, non un compimento della nostra vita. Questo per dire che il sentiero
percorso in questo modo è una strada in viaggio che, ripeto, è molto significativo di questa montanità. Guardate, c'è un libro molto interessante che io ho letto in tempo. Faccio la premessa e devo dire, io non sono un montanaro. Io sono un signore interessato alla montagna una trentina d'anni fa. Ho una grandiosa passione per questa fidanzata, non credo che sia reciproca, perché da parte della montagna nei miei confronti, perché non sono, ripeto, uno scalatore professionista, ho fatto le mie ferrate, vado regolarmente nelle Dolomiti di Brenta da una trentina d'anni, ma non sono, quando parlo con i veri alpinisti, che voi ne avete avuto uno lì l'altro giorno, noi abbiamo in redazione un paio che sono Leonardo Vizzaro e Roberto Mantovani, per non dire della fanciulla che è qui davanti a voi, Anna Girardi, che è addirittura una istruttrice dell'arrampicata. Quindi questi sono i professionisti, io non lo so. Quindi io ho uno sguardo assolutamente, come dire, forse un po' troppo intellettuale, però comunque molto naif sulla montagna. E queste osservazioni che vi restituisco adesso sono quelle che poi hanno tenuto in me viva la passione della conoscenza. Ora, torno a dovere. Questa montanità è dunque un rapporto con se stesso, e citavo questo libro che si chiama Lo Zen e il tiro con l'arco. A un certo punto c'è, nello Zen e il tiro con l'arco, c'è un tedesco che va in Giappone a imparare una delle discipline zen, che è quella del tiro con l'arco. E chiaramente, essendo un tedesco, si presenta con un gigantesco io, anzi ish, si presenta con un ish smisurato, dicendo imparerò subito. E chiaramente si trova di fronte a un maestro giapponese, che smonta completamente questo punto di vista. Dice, guarda, non sei tu che tiri, io lo devi cancellare. Io devi toglierlo di mezzo. Tu non sei tu che tiri, non è io tiro, ma si tira. Perché soltanto quando diventerai freccia colpirai gli obiettivi. Secondo me questa frase è molto interessante ed è molto relativa alla montanità, almeno come la penso io. Soltanto quando diventerai freccia colpirai l'obiettivo. Cioè, tu sarai in viaggio e non so dove arriverai, ma soltanto quando tu avrai capito che il senso è nel viaggio e non nella partenza e nell'arrivo, tu arriverai. Quello sarà il tuo arrivo. E la stessa cosa vale per la vetta. Lo scalatore molte volte arrampica, molte volte desiste. È una lotta che non si conclude. Noi segniamo le prime ascensioni, ma sono dati mnemonici. Ci sono storie che d'amore con delle singole montagne, cito adesso per tutti Bonatti e Monte Bianco, che sono delle storie non concluse. Sono non concluse, non finisce con la bandiera piantata sulla vetta, non finisce lì. È un episodio di un rapporto. E questo rapporto è un rapporto sostanzialmente con se stessi, perché la montagna è un modo molto nuovo e molto istruttivo di entrare in contatto con se stessi. Questo è molto importante. E poi c'è un altro aspetto della montanità che lega entrambe queste due tranche della collana. Vi faccio presente che questi numeri per inciso, poi ne parleremo anche magari dopo con Anna quando guarderemo gli indici, andranno in libreria tutti. Quindi chi avesse aperto qualcosa e li volesse, sappia che per la fine dell'anno questi libri molto probabilmente, anzi no, sicuramente sotto forma di cofanetto li troverete tutti e 18 in libreria. Sono 9 volumi dedicati al Sendero Italia e 9 volumi dedicati alle montagne del mondo. Ora, questo secondo aspetto della montanità che lega queste due collane è la montagna come punto di vista. Tenete conto, la montagna è una strana dimensione. Voi ci avete fatto caso. Intanto, come il mare, è una zona poco antropizzata. Il mare non lo è affatto, lo è nelle isole. Però anche la montagna ha dei villaggi che sono come delle isole. Ecco. Quindi è poco antropizzata. Secondo, è un posto dove le normali categorie della conoscenza cambiano. Basta dire soltanto che lo sguardo. Noi siamo abituati a usare nello sguardo uno sguardo che è equivalente grosso modo a un obiettivo da 50 mm di fotografia, ed è lo sguardo degli occhi. Gli occhi a distanza, io adesso vedo qui davanti a me nello schermo, non vedo voi ma vedo Anna Girardi, e questo è uno sguardo da 50 mm. È a metà tra il grand'angolo
e lo zoom. Lo zoom non come piattaforma, lo zoom come obiettivo. In montagna noi usiamo queste due dimensioni e tagliamo via tutto lo sguardo di relazione. Questo è dire l'interiorità. Lo sguardo di relazione non esiste in montagna. Esiste il guardare le proprie mani e i propri piedi quando arrivano. E questo è lo sguardo zoom. È lo sguardo del mio che guarda da vicino se l'appiglio tiene o non tiene e se l'appoggio del piede terrà o non terrà. Oppure guarda all'infinito. Quindi questo ci porta in una dimensione completamente diversa da qua. È uno sguardo diverso che appartiene anche al mare, guardate. Voltiamo e guardiamo. Ma che cos'ha in più la montagna rispetto al mare, che ce l'ha ma in misura minore? È un confine. La montagna è un confine. Che uso facciamo di questo confine? Quasi sempre noi, più o meno senza accorgerci. Noi saliamo più a cima e guardiamo sotto, guardiamo il luogo. La montagna è un osservatorio. La montagna è un posto dal quale noi possiamo farci delle domande sul nostro modo di vivere, perché lo vediamo, perché è lì sotto, è nell'infinito a nostra portata, è nei nostri occhi. Noi dalla montagna riusciamo a farci delle domande che altrimenti non ci faremmo, grazie anche a questo sguardo. E questo sguardo riguarda sia il percorso del Sentiero Italia, che non le vette stratosferiche di cui ci siamo occupati, ma quando le persone arrivano sulla vetta dell'Aia, la terribile Nordwand, chiamata Nordwand perché ha causato un sacco di morti evidentemente, loro hanno due cose, hanno il ricordo della fatica che hanno fatto, quella fatica miope, ecco, con le scariche di sassi, l'attenzione spasmodica, a cercare di restare in vita e continuare a salire. E dall'alto, quando arrivano su, guardano l'Overland, guardano questo panorama incredibile che è idilliaco e pensano al contrasto tra la fatica che hanno fatto e questo scenario un po' da Heidi che c'è di sotto, quasi un po' stucchevole, diciamolo, nella sua bellezza. E questa è un'altra domanda. La montagna è un santuario delle domande. Tenete conto che, per dirne una, un'altra coordinata salta completamente della montagna è il tempo. Nessuno guarda l'ora. Nessuno. Questo per dire che razza di altrove è e quindi che santuario dell'interiorità. Il tempo ha un valore atmosferico. Il tempo cronologico non si considera più. Vediamo se c'è luce, se c'è l'alba, quanto manca l'alba. Ma lo vediamo con gli occhi. Vediamo se c'è un temporale in arrivo. Questa è una minaccia davvero molto, molto impressionante. Ma non calcoliamo più le ore, ci troviamo in una dimensione, ripeto, totalmente interiore, che ci permette correttamente di porci delle domande. Io penso, come educazione civica, che se noi fossimo più capaci di porci le domande corrette, sapete, diceva Oscar Wilde, se conosci tutte le risposte vuol dire che ti sei posto le domande sbagliate. Se noi avessimo più tempo per perfezionare le domande e per... come dire, dare una forma umana, sensibile, calda, dolce a questa gigantesca domanda di senso che è la nostra intera esistenza. Bene, noi vivremo meglio. La risposta non c'è, ma la qualità della domanda, il modo in cui noi riusciamo a porla, finalmente, la pace che riusciamo a fare con questa mancanza di senso, bene, questa è fondamentale per il nostro benessere interiore. La montagna è anche questo, un luogo dove questa domanda assume una luce scintillante. Ma come, vabbè, Enrico, tu sei, ti dichiari appunto non alpinista, però sei entrato nella mente e nel cuore di tutti gli alpinisti del mondo facendo questo lavoro, nel senso che ti sei avvicinato tanto e guarda come vedete restituisce l'universo mondo, ecco, della montagna con le sue parole. E, diciamo, parliamo degli indici, Anna, invece, parliamo, a me interesserebbe molto se tu hai i nostri volumi, che tu passassi in rassegna, mi hanno parlavano prima in apertura del Grande Nord, che è un volume bellissimo, bellissimo. Sì, poi, Grande Nord è l'ultimo volume uscito in Scandinavia
Credo che sia, questo mio parere personale, forse uno dei più belli che siamo riusciti a collazionare, sia per le immagini, tra l'altro sembrano con il National Geographic, faccio vedere la copertina, ovviamente l'immagine e la fotografia hanno un ruolo fondamentale, anche se la forza credo di questi volumi è che accanto all'immagine c'è un testo che è altrettanto pregnante, e quindi nell'indice vediamo che il pezzo di apertura è di Franco Micheli, che appunto avete avuto modo di ascoltare ieri e di rendervi conto dello spessore, insomma, della persona, che racconta di una sua esperienza attraverso la natura infinita, è intitolato il pezzo. E, non so, Enrico, se tu vuoi dire qualcosa su Franco prima di procedere. Franco Micheli, io ho un culto della tua persona, l'ho conosciuto nel corso di queste, che ha cominciato a lavorare con noi con un pezzo sulle robe, se non ricordo male, aiutami a ricordare. E da allora lui ha sempre parlato, come dire, è stata una delle mie muse rispetto alle cose che vi dicevo. Ha sempre parlato del perdersi. Lui è, nella sua biografia vedrete che Micheli, abbiamo scritto di lui che lui si muove nelle montagne senza mezzi di orientamento elettronici. Lui pensa, e l'ha scritto all'inizio del proprio esatto in un pezzo sulle robbie, dopo ne ha fatti tanti altri, l'ultimo dei quali è proprio quello sul Mediterraneo, sulle montagne Mediterraneo è l'ultimo, nel volume ancora successivo alla Scandinavia che uscirà a metà di questo mese di ottobre. E c'è proprio in lui, che ecco, nella Scandinavia dà conto di un'incredibile attraversata nella sua lunghezza della Norvegia, vi prego di non perdere questo pezzo perché è da come dire, recitarlo la sera in ginocchio, c'è proprio dentro un modo di attraversare la montagna incredibile, dove guardate che sono anche situazioni di pericolo, prima parlavo di confine, ma oltre ad essere un confine fra terra e cielo, la montagna è anche un confine fra la vita e la morte. Tutti gli alpinisti, quelli seri, quelli delle montagne del mondo, ecco, non quelli del Cammino d'Italia, del Sentiero Italia, perché lì evidentemente è un incidente che ti voglio correre, ma nelle cime quelle impegnative, la morte è sulla spalla dell'alpinista. Ma non lo terrorizza, è una compagna, è la sensazione proprio di questo confine. Mi chiedi, questa cosa non è mai espressa, perché lui è un grande camminatore, diciamo. Non ci dà delle performance arrampicate, ma c'è questa sensazione di vagare in modo un po' dantesco, ecco, all'interno di spazi ignoti, senza sapere come e quando arriverà, accontentandosi del minimo e sapendo perfettamente che, il sogno poi è quello di diventare parte, il vero sogno suo di Micheli è quello di diventare parte di questa natura che attraversa. Senti che proprio lui vorrebbe essere una pietra, un sasso, un albero, vorrebbe essere un ruscello, vorrebbe essere questo, ed è davvero questo, è molto forte, questo sentirsi parte di un contesto dove non è importante incontrare altri esseri umani. Cioè, nel viaggio nella Norvegia lui incontra la prima persona dopo 15 giorni di cammino. Dopo due settimane incontra un essere umano. E però la pace con cui accompagna questo, pensate che arriva, siccome la Norvegia è un gigantesco altopiano, lui non c'è possibilità di approvvigionarsi di cibo facilmente e deve arrivare sull'orlo di un fiordo, scende giù, lì sotto c'è un paese, ma scende giù da un fiordo, parliamo di pareti verticali, prende il cibo, risale su e prosegue la traversata che va grosso modo da sud-ovest a nord-est, perché la Norvegia ha questa inclinazione geografica. Ecco, vi prego, non perdetelo, perché quello che conta davvero è questa atmosfera che troverete nel testo, e tutti i testi di Micheli, che sono preziosi, perché, come dire, sono... c'è un libro che si chiama Il Dio delle piccole cose, mi viene in mente questo, c'è proprio la divinità delle piccole cose. Ed è una caratteristica della montanità imperdibile. Ma ci sono anche altri pezzi, che mi aiuti a ricordarli? Sì, allora abbiamo, come al solito, i volumi
spaziano appunto a 360 o si propongono di spaziare a 360 gradi toccando tutti i temi più, diciamo, all'ordine del giorno da un lato e fondamentali per lui dall'altro. In questo senso abbiamo pezzi d'avventura come appunto quello di Franco Michieli, come quello di Franco Perlotto, che anche lui è stato un assiduo collaboratore di tutti questi numeri, personaggio incredibile, anche lui uomo dalle mille avventure e dalle mille risorse. C'è l'avventura di Leonardo Bizzaro, tutti in vacanza sul ghiacciaio. Allo stesso tempo, oppure c'è un pezzo di Manolo, Scorribande, in stile Telemark, con il solito approccio di Manolo, un po' in cui compie imprese incredibili con un understatement e una nonchalance non da tutti. Allo stesso tempo ci sono i percorsi, ci sono anche i pezzi come ad esempio quello di un'altra nostra storica collaboratrice in tutta questa iniziativa, che è Valentina Scaglia, che tanti di voi conosceranno anche perché è una grande, espertissima conoscitrice della Val Grande. E qui Valentina ci ha raccontato un pezzo si intitola Crescere sul cammino dei re, di un'avventura compiuta con i figli, quindi il cammino dei re è un cammino storico e quindi anche si ripercorre appunto sentieri storici e quindi in cui vengono coinvolte anche cioè non soltanto l'aspetto naturale ma anche l'aspetto culturale delle varie regioni, con dei bambini, quindi con il rapporto padre-figlio, con il rapporto adulto, sguardo di un adulto e sguardo di un ragazzo in queste lande sconfinate, e anche sensazioni e scoperte di un bambino, prime scoperte di un bambino catapultato in una realtà come quella del Grande Nord. Allo stesso tempo poi ci sono i pezzi come quelli più invece storici dedicati alla popolazione dei Sami, che non potevano mancare, come quello di Davide Sapienza. Anna, scusami, ti interrompo solo un secondo per dire una cosa. Questa cosa dei Sami, ecco, dei Sami che sono nella Scandinavia, ecco, e degli Inuit nel Grande Nord, piuttosto che dei nativi patagonici in Patagonia o degli Sherpa negli 8000, noi abbiamo sempre fatto molta attenzione a dedicare almeno un pezzo all'interno di questi volumi alle popolazioni che vivono lì. E questo l'abbiamo fatto perché queste popolazioni sono come l'infanzia del mondo, eppure hanno un'evoluzione loro. Cioè hanno degli insegnamenti da dare, sono sopravvissuti lì, non vogliono, anche in Africa ce ne siamo occupati, abbiamo fatto anche molti d'Africa e ce ne siamo occupati anche lì. Ecco, all'interno di questo rapporto stretto con la montagna, ripeto, non c'è nessuna mitologia del ritorno al buon selvaggio o cose di questo genere, c'è però un interesse molto forte da parte nostra, e pensiamo anche da parte dei nostri lettori, nel cercare di dar conto di quali possono essere i pensieri, le mentalità, i comportamenti di sussistenza all'interno di un universo che ha appagamenti di natura completamente diversa dai nostri, e sono quelli della montagna. Noi ce ne siamo sempre, sempre occupati, è proprio un passaggio obbligato per noi questo, è uno dei passaggi obbligati, così come ci sono evidentemente altri passaggi obbligati sono la storia, quella c'è sempre. Anche qui nella Scandinavia, per esempio, abbiamo un pezzo storico incredibile, mi ricordo, quello del baccalà, dello stoccafisso. Sì, di Natalino Russo. Sì, di Natalino Russo ha fatto un pezzo, lui come si chiama, il esploratore del... Di Querini. Querini, sì. Che sulla Querina, che era la sua nave, ogni tanto qualche buco di memoria ce l'ho, ma perché sono 160 pagine tra 18 volumi. Fanno un certo numero. Ecco, la Querina è questo veneziano che parte alla conquista della Scandinavia, del nord, perché non era Scandinavia, e arriva dopo naufragi e scopre
e scopre una popolazione incredibile. Li temevano questi nordici, come se fossero. Invece cade dentro una cordialità, un'ospitalità. Esiste ancora un monumento a lui in Scandinavia. E con che cosa tornerà? Torna con una cosa che resterà nella storia alimentare del Veneto, con lo stoccafisso, col baccalà, chiamiamolo così. Torna con questo. L'abbiamo infatti intitolato Sei secoli di stoccafisso. Sei secoli di stoccafisso. Sei secoli di stoccafisso perché, come dire, non è una cosa da poco, Non è una cosa da poco. Queste persone nella loro alimentazione ci hanno mandato un cibo prezioso, privilegiato, meraviglioso, che ancora oggi fa parte della nostra tavola e dei nostri desideri. Non è poco. Sì, allo stesso tempo non mancano, e concludiamo con quest'indice, perché se dovessimo passarli tutti, insomma, passeremo il pomeriggio intero insieme, sarebbe molto bello, però non fattibile. E, per concludere sul volume della Scandinavia, è sempre presente anche un taglio un po' più giornalistico, un po' più critico. In questo caso c'è ad esempio Il miraggio verde della Norvegia di Pietro Del Re, che ha fatto un pezzo interessante un po' anche la contraddizione. Esatto, la contraddizione presente in Norvegia, che da un lato è baluardo di appunto natura, protezione della natura e di economia green. E allo stesso tempo però è il maggiore estrattore di petrolio praticamente quindi con anima un po' giornalistica noi abbiamo anche messo in risalto queste contraddizioni. Adesso io vi ho dato forse una mia lettura esageratamente sognante, esageratamente rispetto al libro, dico, però non rispetto a me, perché io la vivo pienamente come ve l'ho raccontata. Ecco, nei volumi trovate anche un aspetto che in qualche modo fa emergere questi problemi. Ecco, nel caso della Patagonia c'è il problema delle terre ai nativi e quindi anche di questi latifondi giganteschi che alcune persone, grazie a Dio, stanno cercando di mettere in salvo dagli sfruttamenti edilizi, minerari, eccetera. E anche di questo diamo sempre conto. Sì, anche perché National Geographic è comunque una testata, sì, naturalistica, è anche inutile dirvi che in ogni pezzo, in ogni volume ci sono i pezzi anche sugli animali. Ah, esatto. Sì, è sicuramente naturalismo, però c'è anche dietro l'appartenenza di National Geographic al gruppo, che è il gruppo di un quotidiano per il quale ho lavorato 30 anni e quindi un'anima giornalistica c'è. Bene, io faccio una domanda, poi se qualcuno del pubblico la riportiamo. Avete presentato un volume, quindi questa impostazione è da moltiplicarsi per 9. Rispetto ai testi e alle fotografie, abbiamo sentito nella vostra presentazione sul volume sulla Scandinavia che sono per la maggior parte, se non tutti, autori italiani. In questa nuova collana c'è anche questo aspetto, magari non esplicitato o esplicitato, non lo so, ve lo chiedo apposta. Quanto c'è del trap alpino italiano in questi luoghi? E se questo ha un riscontro nei volumi? Bello tu, Vanni. Allora, ovviamente rispondo per i secondi 9 volumi, nel senso che i primi 9 volumi Sentiero Italia CAI, e quindi proprio nasce dal Club Alpino Italiano. Come dicevo prima, in questi secondi 9 volumi l'apporto del Club Alpino Italiano è un apporto di sguardo, cioè si è sempre lavorato in redazione con l'intento di che nel cuore dei testi fosse e si trasmettesse lo sguardo, il credo del Club Alpino Italiano, come dicevamo prima, questa montanità presente, e quindi anche con i valori del Club Alpino Italiano, nonché la storia. Spesso e volentieri anche gli autori coinvolti, come giustamente diceva, sono autori per la maggior parte italiani, perché poi abbiamo coinvolto anche autori, ad esempio nel pezzo sulla Scandinavia, del luogo, come Monica Christensen e Siri Jacobsen, che sono scrittrici
Vegelli. E, detto questo, gli autori coinvolti nei pezzi spesso e volentieri sono anche uomini CAI, penso a Roberto Mantovani, lo stesso Leonardo Bizzaro, che seppur sia un po' un anarchico, diciamo, nel suo, però crede fermamente in tutta una serie di valori e ideali in cui il Club Alpino Italiano fonda, diciamo, la propria, il proprio statuto. C'è Linda Cortino, che ha collaborato tanto, c'è Fabrizio Ardito, Stefano Ardito, insomma tutte figure che in realtà si fanno un po' portavoce anche nel mondo giornalistico di quella che è il cuore del Club Alpino Italiano. Inoltre l'idea proprio di portare avanti come Club Alpino Italiano anche una collana sulle montagne del mondo è proprio in ciò che, risiede proprio in ciò che è scritto nel primo articolo dello Statuto del Club Alpino Italiano, cioè quello in cui l'obiettivo è quello di far conoscere la cultura della montagna, e questo credo che in questi volumi si rifletta in maniera esemplare, cioè una cultura, come dicevamo adesso, a 360 gradi, quindi una cultura alpinistica, una cultura storica, una cultura letteraria, perché anche questo c'è sempre una cultura naturalistica, insomma. E... Ecco, poi voglio dire, abbiamo sicuramente utilizzato degli scrittori, c'è una base CAI, sempre, è una base CAI con cui noi abbiamo proprio degli scambi, c'è un confronto di idee, abbiamo spesso allargato le nostre riunioni di redazione anche ad altri contributi, non soltanto noi i redattori, ma anche ospiti, sempre riunioni che si sono svolte appunto a casa mia, per dire, a Milano. Però quando esistono pezzi e invece non riusciamo perché manca una conoscenza sufficiente, faccio un esempio, i Calanca, nelle montagne unite ci sono i Calanca del sud della Provenza, quelli di Cassis, vicino a Messina, e lì lo ha fatto un francese, la Corsica, anche lì l'ha fatto un corso, sul dei Pirenei l'abbiamo chiesto in spagnolo, dove invece era possibile, per esempio, raccontare Creta, che fa parte delle montagne del Mediterraneo, abbiamo chiesto a Luca Gianotti di Cammino Profondo, che è un'associazione assolutamente italiana, un nome segnalato da Franco Michieli, e ci ha fatto tutta la via cretese. Però dove siamo potuti arrivare con le nostre forze e quelle del CAI, lo abbiamo sempre fatto. Quando esisteva uno specifico che non arrivavamo a coprire perché erano anche luoghi remoti, ecco, l'Africa, oppure lo stesso Denali, ma per non dire della Scandinavia, c'è stato qualche contributo che ci siamo procurati di esperti locali. Adesso il tempo è praticamente finito. Volevo chiedere, cioè una parte della domanda era anche in prospettiva storica, cioè quanto l'alpinismo italiano, non necessariamente il CAI, anche se è una realtà decisamente importante, è presente anche come esplorazione, come apertura di vie, come scalate che hanno fatto un po' la storia di questi luoghi che sono lontani dall'Italia. Era un pochino anche un piccolo elemento patriottico per avere un motivo in quanto, più per tanto rispondere, presente, ma adesso dirà a Mr. Johnson. C'è sempre un italiano. C'è sempre in ogni numero, e si è sempre cercato di coinvolgere nella stesura di questi pezzi le persone che più fossero in grado e vicine di raccontare e di mantenere una memoria storica intatta. Penso ad esempio a, appunto, Roberto Mantovani, che tutti voi conoscete bene, penso che ha scritto da Bonatti a veramente, cioè, a livello a livello storico sappiamo che è figura impeccabile. Penso a Linda Cottino, che ha scritto ad esempio sul numero dell'Eiger, di tutta la conquista dell'Eiger da parte degli italiani, anche lei. Il Duca degli Abruzzi, no, ma infatti, cioè, di italiani e di storia italiana
Ce n'è a Iosa e a Piacenza. Esatto, ma proprio sul Denali, Anna. C'è la testimonianza dell'ultimo dei cinque del gruppo di Cassini. Nel Grande Nord, sul McKinley, che oggi è Denali, ecco, c'è l'ultimo che non ricordo come si chiami esattamente, ma tu lo sai, ecco, ed è l'ultimo in vita ancora oggi. È questo. Sì, no, infatti se prendete appunto l'indice, bravi, esatto, troverete che ogni pezzo ha una figura alpinistica di riferimento. Abbiamo sempre cercato di coinvolgere chi più fosse in grado di avere una memoria storica degna di ricordare, insomma, le grandi imprese e i grandi alpinisti italiani. Ecco, devo dire che in questo sono stati veramente formidabili i quattro redattori, formidabili, perché loro hanno una rete di relazioni sia storica che presente, tale per cui siamo sempre andati a colpo sicuro verso la persona giusta e l'abbiamo praticamente sempre trovata. E quindi Anna Girardi, Leonardo Bizzaro, Pietro Veronese, Roberto Mantovani, e così come vi prego di fare molta attenzione se vi piacciono le immagini, e nella montagna non ne avara le immagini, ecco, immagini che quasi non chiedono più neanche la didascalia, perché a fronte di certi tagli tu non ti chiedi più neanche che monte sia, nel senso che va bene così, anche se non lo so, va bene, perché è un'immagine che entra dritta nella memoria. Grazie anche al lavoro straordinario della nostra Tiziana Faraoni, che è stata al nostro favore. Bene, vi ringraziamo molto, sappiamo che domani siamo sicuri che domani ci sarà qua Anna Girardi per la terza tappa della collaborazione con i ragazzi del film Steps. E salutiamo Enrico Legazzoni, che magari qualche volta a Verbania potrà venire. Questa collana quindi si conclude a ottobre e alcuni numeri sono qua nella libreria. E prego, siamo in conclusione. C'era qualcosa ancora da aggiungere prima di scollegarci? No, io vi ringrazio e saluto, e domani appunto, come dicevano, ci saranno Sara Segantin e Alberto Dalmaso, che sono due ragazzi alpinisti che presenteranno il, appunto, come dicevate prima, il loro filmato, cui farà seguito poi l'uscita di un libro. Vi consiglio caldamente di non perderli, perché sono due giovani, appunto, alpinisti di 23-27 anni, con un approccio assolutamente frizzante e innamorato della montagna, allo stesso tempo molto più vicino all'esperienza di tutti noi rispetto alla grande, insomma, al grande alpinista e alla grande conquista, quindi anche con tutte le paure di un alpinista e con tutte le situazioni delicate che appunto, non un supereroe ma un uomo qualsiasi si può trovare. E niente, spero che i volumi vi piacciono e noi, insomma, rimaniamo, speriamo di vederci presto di persona. Grazie davvero. Grazie dell'invito, che in questo periodo difficile immagino sia complicata, per cui grazie e complimenti ancora. A volte la tecnologia è proprio a servizio dell'uomo, nel senso positivo. Bene, allora adesso controordine rispetto alle uscite di prima, siccome fa freddo vi vogliamo evitare un colpo d'aria che poi dopo andate a casa e non sapete se era freddore o Covid. Uscite quindi dalla uscita numero 3, quindi uscite pure tutti mantenendo le dovute distanze nell'uscire. Nel frattempo i ragazzi sono pronti per igienizzare le sedie dove eravate seduti, e tra 5 minuti siamo pronti per l'appuntamento con Gabriele Moulet, che è venuto da Catania apposta per noi per parlarci di un viaggio molto particolare che Daniela Tassinari ci introdurrà. Quindi con calma, la possibilità di firmare libri in questo caso purtroppo non c'è, dovete solo limitarvi ad acquistare il libro se vi interessa.
quello di prima, che abbiamo parlato della, delle montagne, la collana del Caimi. Il filmato.